Cioè, senti Rossi? Che cazzo te ridichi al compleanno tuo? Ciao pure a te. Ma che è sto spriciolame? Ciao, salve, buongiorno, buon lunedì e buon inizio settimana. Sono la vostra adorata Violetta e oggi è Pasquetta. E sti cazzi? Per voi, miei cari, io sto girando questo video prima di Pasqua e quindi oggi di che cosa parleremo? De hobby. Bello. Lo so che arrivo tardi, però vi volevo mostrare una cosa molto figa, che ovviamente non è un'invenzione mia. Davvero? Ma che ho visto fare a dei ragazzi a Maragani con le uova. Mi pare, sì, forse non era pure spagnolo. Tipo decorazione, tipo cosa figa. Quindi, famosa a capire, almeno il giorno di Pasqua o di Pasquetta, insomma, o quando vedrete questo video, facciamo una cosa che mi riesce. Assolutamente. Un discorso che non fa una piega. Comunque, che cazzo te ridichi al compleanno tuo? Grazie alle ingegnosissime idee di questi ragazzi, io oggi vi stupirò. È tenera, eh? Vi lascerò proprio esterrefatti, sconvolti. Rimarrete lì davanti allo schermo di YouTube. Non ci credete? A dir la verità, no. Neanche io, ma ci proverò. Dai, 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 tutti dai. Che cosa ci serve per andare a realizzare le nostre fantastiche decorazioni de hobby? Gli hobby, a piacimento, quanti ve ne pare. Dei coloranti alimentari. Un pezzetto di cartone fatto in codesto modo, piegato, così, a tettino di casetta. Due elastici, io ho preso degli elastici per capelli. Un bastoncino di legno, che io non ho, e quindi ho questo, che è un bastoncino di vetro con un cuoricino sopra, tipo quelli da cocktails. Ti sembro stupida? No, non vi sto prendendo in giro, sono seria, vi servono veramente queste cose. Non avete idea di quello che sto per mostrarvi. Oggi sarò il turbine che vi sturbinerà la vita. Sarò la resurrezione che non vi aspettate. Sarò il fulmine che vi sconvolge la chioma. Oggi vi lascerò a bocca aperta. Sì, certo! Per prima cosa, tirate fuori gli ovi e lasciateli un attimino prendere aria. Devono diventare tipo a temperatura ambiente. Perché? Perché dobbiamo andare a farli sodi. Per fare le uova sode, io ho dovuto leggere la ricetta perché non ne avevo idea di come si facessero. Non sto scherzando, e ne vado fiera, va bene? Vuol dire che short da fan nella vita. Ho letto che se si mettono a bollire le uova direttamente dal frigo, c'è il rischio che possano esplodere dopo che le avete messo nell'acqua che bolle. Sembra un cervello. Che brutta cosa. Allora, come si assoda un uovo? Te lo dico io. Io lo so che non lo sai, te lo leggo negli occhi. L'uovo si assoda mettendolo appunto a temperatura ambiente a bollire per 7 secoli, 8 minuti. Non un secondo di più. Cronometro, bolliamo. Guardate che mi ha comprato Papino. Bello. È dolce, eh? È un zucchero. Ovviamente l'uovo di Pasqua di Violetta, che non so io, però vabbè, è una un po' più famosa. Un giorno ci sarà la mia faccia qui. Non è adorabile? Scusate, ogni tanto mi prendono delle crisi di megalomania. Però sto bene. Sì. Beh, ma scusa, cioè non ho capito che cos'è che non ti sta bene. Che c'ho 26 anni e ancora scarto l'uovo di Pasqua. Perfino la mia tenera età trovo che sia una delizia. Poi, mo ve faccio vedere un'altra cosa allucinante. Con i ragazzi e le ragazze con cui già siamo amici su Facebook, Instagram e Twitter, ho già condiviso in parte questa emozione, perché ho pubblicato una foto che ritraeva questo oggetto. Però adesso vi darò il gusto di vederlo dal vivo. Questa qua è la self-stirring mug, che vuol dire la tazza che si automescola. Praticamente, adesso vi mostro, a parte che è di metallo, tipo, dentro è di plastica però, c'ha tipo le batterie sotto. Incredibile. Questo magico pulsante, e come potete vedere dentro in fondo c'è una specie di elicotterino. Come si chiama? Vabbè, una roba che gira. E magia. Avete visto? Gira. Ma è pazzesco. Il risultato di tutto ciò è questo. Oh mio Dio, incredibile. Incredibile! Cin cin! Questo è un manufatto molto molto interessante per chi soffre di una gravissima forma acuta di pigrizia. Presente! Questa ricetta con le uova assodate l'ho chiamata uova alla crack. Cosa andiamo a fare con le uova assodate? Andiamo a prendere dei simpatici recipienti, tazze che ridono, tazze con dei gatti, e ci andiamo a mettere i coloranti. Mettiamo un po' d'acqua e un pochino di colorante. Ci mettiamo i guantini
prendiamo un cucchiaino e adesso andiamo a craccare, mazza, oh, brucia di morte, colpire, a craccare l'uovo con il cucchiaino. Gli cracchiamo la capoccina. Ora che è tutto craccato, lo andiamo a mettere nelle ciotoline con il colorante. Ta-da! Bene. Bene, mo per vedere il risultato tocca aspettare, perché dovete mettere le 3 ciotoline nel frigo per 3 ore. Cosa? Questa seconda ricetta, sempre con le uova assodate, l'ho chiamata invece le uova dell'amore. Dunque, una volta spellato il nostro uovo dell'amore, dobbiamo andare a prenderci il nostro cartoncino a forma di tettuccio e poggiare il nostro ovetto proprio qui. Recuperiamo il nostro bastoncino dell'amore da Cocktails e andiamo a poggiarlo. Ma si vede? Ma risulta? Beh, risulta? Dovete andarlo a poggiare così, di modo che faccia e ora lo andrete a fissare con gli elastici da una parte e ovviamente dall'altra. E quindi vi si deve creare tutta questa situazione di piccola canoa e l'uovo dentro che ha questa forzatura al centro. Adesso mettete pure questo al frigo, ma invece che per 3 ore, per 1 ora. Ora lo metto in frigo e andiamo a vedere che cosa succederà dopo. Eccolo qui, io lo scarto qui davanti a voi. Oh, aspetta che questo è bello. Aspetta che uno mi è venuto forse. Ta-da! Eccolo! 1 su 3 mi è venuto. Ma che schifo! Avete visto? Sono brava! In realtà no, è venuto uno squacchio, quello col colorante blu e anche quello col colorante giallo, che magari era più prevedibile. Quello col colorante rosso, raga, è venuto da paura! Quindi sono molto soddisfatta dei miei figlioli. Anche se solamente uno è davvero soddisfacente, però io i miei figli voglio bene comunque, d'accordo? Non faccio differenze. I miei figli sono tutti uguali per me. E come ogni brava mamma, li mangerò presto. Ma torniamo a noi con la nostra barchetta di uovo. Adesso dobbiamo andare a rimuovere gli elastici. Adesso il vostro magico uovo dovrebbe avere questa protuberanza qui e voi dovete andare a tagliarlo proprio qui e vediamo se è venuto fuori l'uovo dell'amore. Ma insomma, non è proprio il vero amore, diciamo, è un amore un po' così. Regà, una botta e via sto amore. Se volete riuscire davvero a fare queste uova, vi lascerò il link dei proprietari di queste ricette nell'info box. Senti, ma che avete fatto a Pasqua? Senti, ma che avete fatto a Pasquetta? Anche a voi mamma e papà vi comprano ancora l'uovo di Pasqua. Ve amo, ciao.